In questo nuovissimo video, come state? Spero bene. Oggi finalmente è uscita la nuova stagione di Fortnite. Ieri abbiamo fatto anche evento, è stato bellissimo. C'era appunto Darth Vader che c'è anche nel pass. Quanto è bello! Ok, prima di iniziare, comunque, come sempre, mi raccomando, iscrivetevi al canale, condividete con i vostri amici, fate tutto e sigla. Che vogliamo subito il passo noi. Ragazzi, compriamo il pass battaglia. Ovviamente quello da 950. Ah, eccoci qua. Ok, la prima skin è lei, che ha i colori anche della Nintendo Switch. Biscattiamo. Ok, dobbiamo. Ah, ok, grazie, mi avete dato questo stile. Ok, grazie. Ok. È troppo bello da vedere. Ah, guarda, che usa la forza. Ok. Come nei leak. Ok. C'erano già i leak su questo pass battaglia. Ed erano. Sì, era tutto vero allora. Non erano anche tipo dei placeholder, tipo skin che vengono usate tipo come rimpiazzo, cioè tipo skin che vengono usate lì solo per vedere, poi successivamente rimosse e rimpiazzate da altre. No, comunque no, era tutto. Era tutto. Vabbè. Era tutto corretto. Ok, allora. Ah, c'è questo. Questo è Snap leggendario ed è la skin personalizzabile. Ok. Poi. Bella. Ma sembra troppo una skin della Nintendo Switch. Ok, una schermata di caricamento, bello. Anche lo zainetto. Però lui io voglio vedere troppo. Include incarichi per assemblare. Ecco, appunto, appunto. Ok, poi abbiamo uno zainetto. Spadone per. Ok, mi sa che è. Com'è che si chiama lui? Snap. Poi c'è anche questa moto. Ah, bella. Sì, dai, va bene, carino. Anche la mimetica. Anche questa schermata. Che bello, lo puoi far diventare. Meh, quanto cavolo puoi farlo diventare bello. Ok. Ali, lame articolate. Belle, mi piacciono. Se hanno anche altri stili, sono belli. Adiran, nel crogiolo degli antichi viene forgiata una nuova via. Nero crogiolo. Faccio schifo a leggere, lo so. Non so se si pronuncia così. Braccio armato. Bello! No, questo è bellissimo per tipo sfidare i nemici. Ok, poi la schermata. Bella. Questa emote. Ma che razza di piccone di. È un piccone, ti prego. Dimmi che è un piccone. È un piccone! È bellissimo! È bellissimo sto piccone! È troppo bello, lo voglio adesso. Poi c'è un che. Un cavalcatra. No, no, no. Troppo bello, sto set è troppo bello. Poi c'è lui. Ok, lui non mi fa impazzire. Picconi tipo quelli di Gunnar. Oh, prima scia. Penso. Ah no, c'è anche un'altra scia qua. Bella. Ma il set di questo è troppo bello. Ok,
La schermata di caricamento che abbiamo visto all'evento, Valle del Fungo Notturno, ok. Poi c'è anche un mantello, mantello del Cavalca Tempesta. Lui si chiama... Ah, ok, Cavalca Tempesta. Un esperto d'arti marziali che brama il controllo totale della tempesta. Ah, va bene. Non so come faccia, ma va bene. Vabbè, ma diventa così? Si diventa così? È bello. Poi questa skin è stata vista nei survey, nei sondaggi. Mi sa che lui è tipo un re di una realtà. Ecco sì, il suo destino è stato predetto 1000 generazioni or sono. E si chiama Malik. Bello, mi piace il mantello così. Bello, bello. C'è anche uno scudo come... Bello, mi piace. Grifone sovrano. Bello anche questo. Questa mod è finita. No, è troppo da fare con Cavaliere Omega. È troppo da fare. E poi, ok. Ecco, oh, Cavalca Tempesta, Mastino. Mastino. Mastino Navico. Oh, lui è bello così. Ok, va bene, va bene. È bello tutto mascherato, okay. I colori un po' meno, però è bello, dai. No. No, sono ritornato all'inizio, non volevo. Ok. Bello così, che ha un aspetto un po' più da re. Sublime si chiama. Bella. Giuramento fiammante, bello così. Oh, è tutto bello per ora, eh. Bella anche questa. E qua ci abbiamo un'altra schermata di caricamento. Questo non so chi è. O è una caso o è questa. Ma è questa qua. Boh, non so. Forse è una skin che verrà nello shop. Poi c'è Sabina. Ormai ha bruciato i ponti, non c'è più ritorno. Va bene. Belli i tatuaggi che ha sulla gamba con la ragnatela. Ok. Anche questo è bello. Poi questo. Ah, che bello! È tipo il fidget spinner. Però è in versione tipo shuriken. Shuriken spinner. Tipo versione giapponese. Poi bagliore tenue. Anche questa è bella da utilizzare. Anche con Omega, ma anche con tutte le altre skin. Questa invece sembra che ci abbia del sangue, ma probabilmente è tipo... non è sangue, è tintura tipo. E poi... Oddio, questa sì che è casinata come schermata. Però è sempre bella. Ok, poi pagina... vedo robe belle nella pagina 10. Lei... Ok, così rossa va bene. Non è... Questa probabilmente è la skin... è quella che mi piace di meno. Non ha tutto questo granché alla fine. Poi lei così. Bella. Così è più bella. Poi c'è questo. Promessa della vedova. Che è. Eccolo! Sta arrivando! Ecco qua c'è Lord Vader. Ah, è troppo bella. C'è già qualcosa. E poi qua la schermata iniziale. Ah. Ok, quella che mi sa che è quella. No! Quella che abbiamo visto ieri praticamente. Eccolo! Ecco qua aggiornamento tutto, squadriglia TIE. Schierate la flotta. È bellissimo! Si guarda, si muovono pure nella direzione della visuale. Che bello! Poi c'è la spada laser di Vader. Bellissimo! Ok, questo ho già visto. Ah, Darth Shader, va bene. Anche questa. Ovviamente questo per me è il migliore. Droide Sonda Viper. Che bella! Per missioni di ricognizione nello spazio profondo. È troppo bello! È troppo bello! Poi c'è Sigillo dell'Impero.
Vabbè, come piccone, ok, va bene, però questo è l'ira dell'imperatore. Oh, va bene, ci sta, dai, che comunque faccia l'effetto rosso e poi... Questa è troppo bella, è troppo bella! Hanno fatto la marcia imperiale come mod. Ascesa di Sith, probabilmente, è su Mustafar. Comunque, però, se vedi... Se, cioè, se il mantello è così, sembra tipo un demone alla fine. Però è bello, magari fosse uno stile. Navetta di classe Lambda. La navetta preferita dei dignitari dell'impero. Quella di Darth Vader, praticamente. C'è anche in versione Lego, con appunto Darth Vader. E poi appunto, unisciti a lui, insieme potrete governare la galassia. No, è troppo bello, è troppo bello. Lui, mamma mia, lui ovviamente è la mia skin preferita. Il mantello purtroppo rovina perché, devo essere sincero, il mantello purtroppo rovina perché si vede troppo. Però, ma dai, se ci metti la sonda diventa però bello. Dai, va bene. Snap, puoi mettergli varie forme. Ma questa? Questa è bella, come testa. No, questa no. No, non è mai questa. La mia preferita è questa, troppo bella. Anche questa. Poi ce ne sono altre dove una sarà quella dell'orso, visto dal trailer. Queste sono quelle normali. Il rosso classico è bello. Ok. Queste. Cerca gettoni Taver A. E. Jones. Ok. Queste sono belle. Anche queste. Sono tutte belle. Le mie preferite però rimangono queste. Anche queste sono belle, però queste, dai. Poi gambe. Per ora abbiamo solo queste. Snap e mimetica. Ok. E come busto solo questo per ora. In arrivo tra 32 giorni. 67. 18, 18, 60, 18. Ok. Riscatta Snap dal passo battaglia e completa gli incarichi per sbloccare nuovi stili. Ok. Poi c'è la crew. Poi c'è Indiana Jones. Sicuramente rifaranno anche il volto. Ricaveranno il volto per poi fare un Han Solo. Indiana Jones, archeologo e avventuriero famoso in tutto il mondo, ovvio. Harrison Ford è bello. Bella anche la mimetica. L'archeologia è impavida. Poi questi, reliquie dei predatori. Ok. Suono strano ma bello. C'è lui però con la testa del pomodoro. Borsa da spedizione. Può contenere fino a 6 idoli d'oro. Idoli. Idoli o idoli. Boh. Ah, e poi c'è anche una sezione nascosta. Bene. Ah, ok. Stavolta con gli incarichi, però. E lui arriva tra 32 giorni. Ok. Poi ci sono altri sti. Beh, è così. È bellissimo così. Ok, bene, bene. Poi c'è lui cavalca in questo blackout. Già così è meglio rispetto alla versione. È uno su. Aspetta. Ecco. Ah, lui così. È bello. Così è molto più bello. Poi c'è un'altra mimetica. E poi tutte le ricompense che andranno. Che ci saranno poi oltre. E poi c'è lui così. Ok, così lui è più bello. Peccato che Darth Vader abbia solo uno stile. Vabbè, mi aspettavo tipo lui. Con anche tipo la maschera con gli occhi rossi, ma ce li ha? Vabbè, dai, però è già bello di suo. Peccato che non abbia anche altro stile in più, però dai, ci sta. E poi qua ci saranno tutti gli altri stili ricolorati che si sbloccheranno. Ah, però con le ricompense poi si sbloccano. Ok. Va bene, a mappa. La mappa è cambiata un bel po' in tutta questa zona. C'è
Cioè, praticamente è cambiata metà mappa, e poi c'è anche una cosa qua. Poi mi sa che anche qua c'è una cosa nuova. Non lo so. Anche qua, pure qua. Anche da questo lato. Ok, dai. Dai, dai, va bene. Dai, ci sta, ci sta. Ok, va bene. Poi ci sono le raccolte di 25 personaggi, anche dei pesci. Qua ci sono quelli giornalieri. Qua già gli incarichi. Ok. Va bene, col tempo li farò tutti perché grazie per la notizia. Però io in questo momento, dato che io sto all'esame, devo preparare. Ah, aspettate, aspettate. No, si è buggato. No, si è buggato, non posso vedere questo. Le cose, vabbè. No, c'era anche Darth Vader qua. Vabbè. Appunto, come stavo dicendo, in questo momento non potrò fare video perché io appunto ho gli esami e vorrei concentrarmi, quindi meglio se per ora lascio. Avete capito? Meglio se faccio una piccola pausa in questo periodo. Però poi quando ovviamente finirò ripartirò con i video, anzi forse ce ne saranno anche di più. E sicuramente di più ce ne saranno, e porterò anche più cose. E ragazzi, niente, io spero che questo video vi sia piaciuto. Come sapete, iscrivetevi, commentate se non vi siete ancora iscritti al canale. Io vi consiglio di farlo adesso. Noi ci vediamo con un nuovissimo video. Una domenica. E una nuovissima stories un mercoledì. E niente, ragazzi. Grazie per la visione. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao. Hashtag Darth Vader, perché lui è il mio in questo passo. È bellissimo. E se mettete l'hashtag vi metto il cuoricino. Ciao, alla prossima.